riguarda gli sbagli, diciamo che secondo me questo è questo con cui si comincia a dire. Noi qua in Europa abbiamo una mentalità sbagliata, nel senso che quando andiamo a fare pitch in America dei nostri progetti, la prima cosa che ci chiedono, prima che noi cominciamo a parlare, è quante volte sei fallito, quante volte hai fallito un progetto. E quindi per il VC americano tipo è un plus il fatto di averci provato e aver già fatto dei fallimenti, perché vuol dire che hai fatto esperienza. Qua invece il fatto di fallire è sei un fallito, se fallisci sei un fallito, e quindi ovviamente questo fa molta differenza. Ciò detto, noi viviamo in un ecosistema totalmente diverso, perché comunque in America, se tu hai una startup, in tre mesi si vede se va bene, se non va bene, se non va bene, boh, finito, esci dall'incubatore, ne fai una nuova e non muore nessuno, e c'è un turnover molto veloce e vengono finanziati anche progetti che non sono eccezionali, sinceramente. Qua è molto più difficile riuscire ad avere, a trovare il VC che ti finanzia il progetto, l'angel e quant'altro, però sei startup per anni, e quindi se perdi 6 anni quando ne hai 20, o quando ne hai 25 ti trovi a 30, comunque perdi tanto tempo utile. E ovviamente, soprattutto poi considerando il fatto che se qui sbagli, sei un fallito, fai tutto per non arrivare a decretare che l'idea non va bene e quindi devi abbandonarla, e quindi in realtà là è molto più facile sbagliare, ma perché ti viene data molta più opportunità di farlo e viene accettata. Quindi questo è un po' il concetto.